ci concentriamo su quello che sta accadendo, appunto, in particolare cerchiamo di definire la figura di Vladimir Putin in questo momento, e lo facciamo con gli amici di Rivista Formiche. Emanuele Rossi, giornalista in collegamento con noi. Emanuele, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, ti abbiamo in qualche modo, interrotto la tua guida, ma insomma non saremo troppo lunghi. Mi collego proprio al titolo che abbiamo preparato. Ucraina e Russia. Putin è in difficoltà perché, abbiamo scritto questo, perché al di là della controffensiva che c'è stata ieri, soprattutto nei confronti di Kiev e la conquista della città, di una delle città più importanti ucraine, proprio notizia che è arrivata oggi da fonti russe, la città di Kharkiv. In questi giorni si parla di un Putin in difficoltà, forse proprio perché ha cercato un'offensiva ancora più violenta nei confronti di Kiev. Abbiamo visto le immagini dell'antenna della televisione crollare sotto i bombardamenti russi, e poi c'è anche, al di là della questione militare, c'è anche la questione delle sanzioni che effettivamente sta iniziando a mettere in ginocchio, a quanto pare, effettivamente l'economia russa, o quantomeno il morale dei cittadini russi. Per cui la domanda rimane quella, Emanuele, per ripartiamo da qui: Putin, secondo te e secondo Rivista Formiche, è in una fase di difficoltà, insomma, voleva chiudere prima questa guerra? Qual è la situazione? Allora, partiamo con una considerazione che vale per questo conflitto e vale per tutti gli altri conflitti, e che vale anche sul discorso dei colloqui. Sì. Nei conflitti piena di informazioni che vengono utilizzate anche con finalità tattiche e strategiche, informazioni alterate, eccetera, eccetera. Nel caso, mi riferisco ai colloqui, la Russia dice siamo pronti, Kiev dice oggi non è possibile, la Russia dice siamo pronti per forzare la leva, mentre Kiev ovviamente risponde dopo la carneficina di ieri a Kharkiv, non possiamo parlarci. Lo stesso vale proprio per il discorso conquista di Kharkiv. Se senti le fonti russe, dicono che la città è caduta. Gli ucraini dicono che l'ottava divisione corazzata che sta combattendo in quell'area ha subito delle la prima e la quarta divisione corazzate che stanno combattendo in quell'area hanno subito delle pesantissime perdite. La città ancora non è del tutto sotto il controllo di Mosca. Putin è in difficoltà? Probabilmente sì. Putin voleva una guerra veloce, voleva una guerra immediata, voleva una guerra in cui nel giro di 3 giorni, meno di una settimana sicuramente, le truppe russe sarebbero entrate a Kiev e avrebbero tolto, diciamo così, il governo locale, che secondo la narrazione russa viene definito un governo nazista, tant'è che l'operazione, Putin e la Russia non parlano di invasione, non parlano di guerra, viene definita un'operazione per denazificare l'Ucraina. Sì. Avrebbero tolto governo locale e messo al posto di Volodymyr Zelensky, dell'attuale presidente, ossia, e di tutto l'esecutivo, diciamo così, delle figure transitorie, ovviamente amiche della Russia, e che avrebbero portato il paese verso una forma di, diciamo così, neutralità pro-Russia, tipo quello che è Minsk in questo momento. Così non è stato. Così non è stato per 2 ragioni principali. Una è la scarsa preparazione dei comandanti russi. Come ricordava George Friedman su Twitter, la Russia è alla prima prova pratica di un'operazione multidimensionale su grande scala da dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è possibile che innanzitutto i comandanti non siano stati formati adeguatamente per questo genere di operazioni, che sono molto diverse rispetto a quello che per esempio è successo con la Siria o rispetto ai supporti forniti in forma pseudo-clandestina in Libia, nel Nagorno-Karabakh, eccetera. Poi c'è il problema delle truppe, che sono giovani e sicuramente impreparate e sicuramente invasate dall'idea di entrare in Ucraina e provare i cancelli aperti, ma così non è andata, perché c'è il secondo elemento, ossia la resistenza ucraina, sottovalutata probabilmente dalla Russia, sottovalutate le capacità di Kiev, dell'esercito, delle forze armate di Kiev, di resistere all'attacco, così come, tu ricordavi prima le parole di Biden, Putin ha fatto un errore, pensava di trovarci divisi, così
come è stata sottovalutata la capacità dell'Occidente di rispondere e di reagire nel caso con sanzioni economiche pesantissime. Ora arriva probabilmente il momento più difficile della guerra, perché Putin è totalmente isolato, perché in preda alla necessità di dover salvare quantomeno l'immagine in qualche modo, difficile ora in questo momento da definirsi, e affossato in questa difficoltà, l'unica via che potrebbe trovare, e lo abbiamo già cominciato a vedere a Kharkiv, è l'aumento della violenza per far, diciamo così, prevalere una logica di forza che all'interno del suo paese potrebbe funzionare, se non c'è il problema delle vittime civili, vittime russe, che potrebbero, diciamo così, erodere quel marginale, quel residuale, diciamo così, appoggio che Putin ha in questa operazione in Russia. Approfondiamo anche questo tema, perché è peraltro uno dei argomenti che affronti su formiche.net, credo che in questo momento sia in apertura. Putin dovrà fare i conti con i morti, ucraini e anche russi. Le vittime, sia civili che militari, sono il grande problema di Putin, che in questo frangente sta cercando di spingere l'offensiva e dunque aumentare la violenza contro Putin. E la domanda con cui inizi l'approfondimento è molto, molto esaustivo, molto pungente, insomma, possiamo ripartire da qui. Come può Putin uscire dall'Ucraina senza perdere completamente la faccia, ora che l'ha raccontata al mondo come una minaccia esistenziale per la Russia, anche con, citi, fantasiose armi di distruzione di massa comprese? È una situazione che potrebbe rivoltarsi contro il leader russo anche, diciamo, tra le mura di casa, una casa molto grande, le dimensioni della Russia le conosciamo bene, Emanuele. Certamente lo è. Il riferimento, parto da questa prima cosa, il riferimento, sì, al discorso delle armi di distruzione di massa è, diciamo così, una debolezza narrativa della Russia, che ha utilizzato la questione delle armi di distruzione di massa citate dagli Stati Uniti e dal Regno Unito quando venne lanciata la guerra di Iraq nel 2003 e, diciamo così, ventilate come un'ipotesi dietro a Saddam, dietro a Muammar Gheddafi nell'attacco NATO del 2011 per detronizzare appunto il Rais libico, perché quel tipo di, diciamo così, di pretesto è stato costantemente battuto dalla Russia per, diciamo così, attaccare il modello occidentale, il modello di azione occidentale, che era fondamentalmente basato su delle false ipotesi, su dei falsi pretesti, appunto, e, diciamo, finalizzato ad altre ragioni. Ora la Russia accede a uno schema narrativo del tutto simile, e questo è un altro esempio di come la debolezza del Cremlino e di Mosca stia venendo fuori. La questione delle morti è enorme. La questione delle morti è enorme perché, innanzitutto, Zelensky, che ha acquisito capacità politiche anche superiori a quelle che conoscevamo, soprattutto in termini comunicativi, ha totalmente occupato l'ambiente informativo di questo conflitto. Putin non può parlare della guerra, perché se parla della guerra esce dalla sua narrazione e porta la guerra, diciamo, ai russi, cosa che lui non vuole fare. Mentre invece Zelensky ne parla costantemente, e soprattutto nella giornata di ieri, anche con il discorso al Parlamento europeo, in collegamento al Parlamento europeo, ha alzato notevolmente la qualità di questa comunicazione attorno alla disperazione umana che l'invasione russa ha prodotto in Ucraina. Le storie dei bambini morti, le storie dei genitori divisi dai propri figli, i volontari, le persone nascoste nei rifugi, le bombe che cadono sulle piazze civili di Kharkiv e delle altre città dell'Ucraina sono un elemento pazzesco. La comunità internazionale non può girarsi dall'altra parte, il mondo non può girarsi dall'altra parte mentre Putin fa queste cose. Ma unito a questo, che è un tema che ricade anche all'interno della collettività russa, c'è il grandissimo tema delle morti dei soldati russi. L'operazione doveva essere veloce, anche perché con la velocità si sarebbero risparmiate tante vittime,
innanzitutto tra i civili ucraini, perché più va avanti la guerra e più è ovvio che aumentino le morti di civili, ma soprattutto per Putin anche tra i soldati russi. Il peso dei soldati russi morti potrebbe essere uno degli elementi più forti che si unisce alla questione della crisi economica innescata, dell'isolamento internazionale innescato da questa invasione, e potrebbe essere un peso enorme all'interno della Russia, anche perché Kiev dice che si tratta di 5.000 soldati morti. Io credo che questo numero sia sicuramente sovradimensionato, ma il Pentagono e le intelligence americane e inglesi parlano di almeno 2.000 soldati morti, che comunque sia un numero enorme. Significa che nei primi 5 giorni di battaglia sono morti 400 soldati russi al giorno. Significa che sono morti più in un solo giorno più soldati in questa invasione che durante tutto il mese di occupazione della Crimea. Questo significa che Putin non può nascondere queste morti come aveva fatto in Crimea. Nel caso dell'occupazione del 2014 aveva fatto di tutto Putin per nascondere le vittime, per nascondere i funerali e per nascondere appunto gli effetti devastanti della guerra. Ora è oggettivamente in difficoltà nel poterlo fare, anche perché nell'arco di questi 8 anni la Russia si è evoluta, sono state create soprattutto dalle mamme dei soldati, dalle madri dei soldati, delle organizzazioni che lavorano all'interno della Russia e che hanno fatto in modo di aprire al pubblico l'esercito, e in questo ovviamente l'Ucraina ha trovato degli spazi comunicativi. L'ambasciatore all'ONU lunedì ha mostrato al Consiglio di Sicurezza Nazionale le immagini di un telefono preso dai soldati ucraini dal corpo di un soldato russo. Questo soldato russo scambiava dei messaggi con la madre. La madre gli diceva: dove sei? Sei ancora in Crimea per fare delle operazioni di esercitazione? Lui gli risponde: no, sono in Russia, qui stiamo facendo la guerra vera, qui stiamo facendo una invasione. Ci hanno raccontato che ci avrebbero accolto, ma le persone si buttano sotto le ruote dei nostri blindati per non farci andare avanti. È molto difficile, mamma. Ci chiamano fascisti, che è una cosa enorme per la Russia, per certo. Una Russia che da 20 anni sente il revisionismo storico di Putin raccontare che il nazismo è stato sconfitto grazie alla Russia. In più, l'Ucraina ha attivato un servizio di utilità per i russi. C'è un sito gestito dal Ministero dell'Interno in cui loro forniscono informazione sui caduti russi in Ucraina. Questo perché sono girate diverse informazioni a proposito del fatto che molti soldati russi hanno lasciato il campo di battaglia, si sono finti colpiti, i loro convogli l'hanno colpiti loro, li hanno distrutti loro, pur di fuggire, e nel farlo hanno lasciato indietro i caduti. Caduti russi restati sul campo di battaglia e non portati i corpi in patria. Un altro simbolo pazzesco per Putin. Si parla anche di soldati russi, correggimi se sbaglio Emanuele, nel caso in cui non ti dovesse risultare, di soldati russi che in qualche modo fanno in modo che i propri carri armati non arrivino con la benzina, insomma, con il carburante, benzina, più carburante, sabotano loro stessi i propri carri armati togliendo carburante per non arrivare nelle città ucraine, insomma, per non completare, ecco, l'invasione. È così, e è una parte di quella cosa che dicevamo all'inizio, cioè le truppe sono impreparate, le truppe sì. sono giovani, le truppe hanno paura di combattere, ed è però anche un vulnus enorme nella narrazione di Putin, che diceva: andate, vi accoglieranno, quello che dicevamo, no? Andate, vi accoglieranno, non ci saranno problemi. Certo. Questi si rendono conto che davanti c'è la guerra vera, c'è il rischio di morire, loro con moglitoni sono morti, e quindi simulano di essere stati colpiti e scappano. In più c'è un altro problema enorme, che è la logistica, ossia le truppe, l'assalto di terra è stato portato avanti da truppe aviotrasportate, da forze speciali che sono andate molto più avanti rispetto alla catena di rifornimenti logistici, e quindi effettivamente
sono rimasti senza acqua, senza cibo e senza rifornimenti di munizioni e di, diciamo così, carburante per far muovere i mezzi. Ora questo però si mette davanti a quel enorme rischio tragico, drammatico, che può essere l'arrivo di altre truppe più violente, truppe più, diciamo così, spinte a combattere, più, fomentate, e quindi il rischio dell'aumento della violenza e delle morti ancora. Abbiamo ancora 5 minuti, Emanuele. Vorrei chiederti un altro aspetto, che comincia a crescere a livello di dibattito: il ruolo della Cina. Il ruolo della Cina che, pare voglia fare quasi da mediatrice, nel senso che condanna le sanzioni, ma, abbiamo visto come sia intervenuta, nella faccenda di Sberbank, che è uscita dall'Unione Europea. Bank of China ha chiuso alla Russia, due dei maggiori istituti cinesi hanno chiuso i prestiti a Mosca. Quindi, insomma, fa un po', il ruolo, sta assumendo un ruolo di mediatore, ma che comunque non si risparmia magari frecciatine anche a livello di provvedimenti concreti, sia verso gli States, sia verso l'Occidente, sia verso la Russia. La situazione qual è? In 4 minuti, Emanuele. Allora, cerco di farli in meno. La Russia Ok. sta sfruttando questa situazione, la Cina sta sfruttando questa situazione per crearsi uno status di attore internazionale in grado di poter mediare una pace che io ho definito coreografica, nel senso una pace che coinvolgerà tantissimi paesi, tantissime figure di rilievo e in grado di, diciamo, elevarsi al di sopra delle parti per crearsi un ambiente, un ecosistema attorno di potenza di riferimento. Nel farlo, ovviamente, attacca il modello occidentale, ma scarica la Russia. La Russia è insostenibile, no, nessun alleato, in questo momento può, nessun alleato, nessun partner, diciamo così, può, appoggiare la Russia, lo ha fatto il Venezuela, ma insomma parliamo di situazioni, al limite, veramente ben oltre il borderline. E la Cina, che è una grande potenza, sta sfruttando questa situazione probabilmente anche per assorbire la Russia. E il grande tema delle relazioni internazionali è che fine farà questa Russia? Verrà, diciamo, tenuta nel club occidentale e quindi in qualche modo salvata, oppure finirà del tutto fagocitata, scarrellando verso Pechino? Ecco. Il passaggio di ieri, cioè la proposta di mediare questa grande pace, probabilmente ci fa pensare che la Cina stia pensando a utilizzare l'occasione per mangiarsi la Russia. Un grande rischio, un grande problema per paesi come l'Unione Europea o gli Stati Uniti, che si vedrebbero in questo modo non solo tolto il ruolo di mediatori, quindi diciamo così, depotenziato il ruolo occidentale all'interno di questa crisi, ma anche un potenziale possibile ingigantimento della dimensione geopolitica e geostrategica globale della Russia, della Cina. Quindi, insomma, della Cina non c'è troppo da fidarsi. Peraltro, aggiungo e poi concludiamo. Mi ricordo che inizialmente la Cina aveva detto: siamo contrari alle sanzioni dell'Occidente nei confronti della Russia, anche rivolte alle forniture, di gas. Sappiamo che la Russia con la Cina ha già un accordo di fornitura di gas, ad accordi, diciamo così, chiedo scusa, c'è già un accordo tra Russia e Cina sul gas, ma è decisamente meno competitiva rispetto all'Occidente. Cioè, la Russia, dando gas e petrolio solamente alla Cina, ci rimetterebbe parecchio, e quindi la Cina ci guadagnerebbe parecchio a sua volta. Dunque, è strano che la Cina abbia detto no alle sanzioni con l'Europa, perché se ci sono le sanzioni, chi ci guadagna di più è proprio la Cina. È esattamente sì, è così. Dobbiamo valutare il fatto che la repulsione delle sanzioni europee e americane da parte della Cina ha dietro un peso politico. Combattono in questo momento due modelli sugli affari internazionali, e questo è il tema centrale. Combatte da una parte il modello democratico e dall'altra il modello degli autoritarismi. La Cina non può allinearsi a una scelta del modello democratico, cioè
del modello occidentale, ma nel frattempo può usufruirne. E questo probabilmente farà, come ricordavi a proposito di Sberbank, eccetera, la Cina si è mossa seguendo le sanzioni occidentali. Ed è molto probabile che la Cina, a lungo andare, cioè in un medio periodo, potrà strappare dalla Russia un accordo per la fornitura di gas a prezzi più bassi, nel momento in cui la Russia si troverà isolata e quel gas lo dovrà vendere. Tra l'altro, però, va valutato anche che la Cina è il più grande acquirente di petrolio russo e normalmente per politiche, per policy, per scelte strategiche, il mix energetico cinese ha grandi differenziazioni di forniture, proprio per evitare situazioni come queste in cui la fornitura arriva Chiaro. Soltanto dal paese. Chiaro. Quindi se compri tanto petrolio, non compri anche tanto gas dallo stesso paese, a meno che non è tanto conveniente. E a quel punto, diciamo così, si segue quella cosa dell'assorbimento russo. La prendi, diciamo, in modo brutale per il collo, strappi dei prezzi pazzescamente bassi perché non ha altri output. Chiaro. Emanuele, grazie anche da parte di alcuni telespettatori che ci stanno scrivendo, in particolare Augusto, insomma complimenti alle fonti e per i contributi degli scenari di guerra. Grazie anche Emanuele Rossi, buon lavoro, buon viaggio in particolare e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.